nei giorni scorsi è stato riportato da tutti i giornali e anche dalle televisioni questa questione della violenza. Un ragusano, poi c'è nome e cognome, c'è tutto, ha praticamente fermato una donna per strada chiedendogli aiuto, raccontando che non so quale storia c'era, che stava male la moglie, e poi ha invece violentato questa benefattrice a un certo punto, che si era fermata e si era messa a disposizione per parecchie ore, e poi se n'è andato tranquillamente a casa minacciandola di morte, di violenze, eccetera, eccetera. La cosa ha creato un certo scalpore, perché è come già abbiamo detto più volte, se non ci si fida di nessuno, più accadono queste cose, vedete se nel futuro qualcuno gli verrà mai in testa di fermarsi ad aiutare delle persone. Quindi questo è, come posso dire, un attentato alla fiducia, un attentato alla fiducia. Ma la cosa che mi preoccupa di più è che in verità questo signore, ma vale per tanti altri, era già stato arrestato per violenza, ma dopo poche ore, pochi giorni, aveva ottenuto la libertà provvisoria, era a casa. È chiaro che certi reati, chi li fa poi li reitera, perché è una questione mentale a chi viene in testa di violentare le persone per strada. Bisogna avere una forma mentis particolare. Quindi è come è accaduto anche in altre occasioni, dopo che si sa che certe persone hanno questi problemi, bisognerebbe intervenire, come è accaduto anche in casi di omicidio di donne che avevano denunciato, ma non per una, ma per 13, 14, 15 volte l'ex marito, l'ex fidanzato, che l'avevano minacciata, e non è successo niente. Cioè, sai, noi possiamo intervenire solo quando fa il reato. Vabbè, cioè, perché ha le intenzioni, non possiamo fare il processo, non possiamo intervenire. Allora bisogna che scappa il morto prima di poter intervenire. Sono delle cose che la nostra legge dovrebbe prevedere, soprattutto quando si parla di reati di violenza, eccetera, eccetera. Ora, voi sapete che a livello nazionale oggi il Presidente Conte è andato alla Camera e alla Camera in questo caso, e ha affrontato quelli che erano anche gli ex colleghi di governo, che gliel'hanno dette di tutti i colori. Conte ha parlato 1 ora e 25 minuti andando a pronunciare un discorso che ha toccato parecchi argomenti, dei quali ora faremo cenno. La cosa più particolare però è che un po' Conte si è quasi offeso perché gliel'hanno dette, no, dai banchi delle opposizioni, gliel'hanno dette più volte, gli hanno fatto degli apprezzamenti. Ora io ricordo che comunque il Movimento 5 Stelle e anche altri erano famosi per le azioni di protesta con le manette, con le magliette, con le scritte, anzi con il Premier Bis, che qualcuno l'ha nominato come un famoso film, L'uomo che visse due volte, quella era la donna che visse due volte, l'uomo che visse due volte perché il nostro Giuseppe Conte, illustre sconosciuto, diciamo, è diventato qualcuno grazie a questa sua figura di mediazione fra il 5 Stelle e la Lega, e improvvisamente ce lo ritroviamo uomo politico di altissimo livello. Non mi pare, cioè sono particolarmente preoccupato perché mi sembra che Giuseppe Conte è peggiorato in questo. Intanto lo vedrete particolarmente in difficoltà nel parlare, ma anche molto, come posso dire, punto, no? Punzecchiato, e addirittura fa gli occhi stralunati, una cosa che dovrebbe lui sapere che
che non va bene, anche perché le opposizioni esistono e non se ne può fare a meno. Allora, sentiamo 3 minuti, ma 3 minuti che riguardano un tema molto scottante, che è quello del decreto sicurezza. Ha detto ci metteremo mano, ma io vorrei capire come ci metteranno mano e come guarderanno questa situazione quelli del PD che sono alleati paritari. Sentiamo Conte. È all'epocale fenomeno migratorio che va gestito con rigore e con responsabilità, perseguendo una politica modulata su più livelli, basata su un approccio non più emergenziale ma strutturale, che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la definizione di un'organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e l'immigrazione clandestina, ma che nello stesso tempo si dimostri capace di affrontare ben più efficacemente i temi dell'integrazione per coloro che hanno diritto a rimanere e dei rimpatri per coloro che ne hanno titolo per rimanere. Rivedremo la disciplina in materia di sicurezza alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica. Il che significa, vedete, recuperare nella sostanza, c'eravamo già, la formulazione originaria del più recente decreto legge, prima che intervenissero le integrazioni che in sede di conversione ne hanno compromesso l'equilibrio complessivo. In materia... Colleghi, prego. In materia di immigrazione non possiamo più prescindere da un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Questa solidarietà finora è stata affermata anche in documenti ufficiali, è stata preannunciata nei fatti, ma non è stata ancora realizzata. Ho rappresentato con convinzione questa nostra visione ai principali leader europei, continuerò a farlo nel governo che sta nascendo, nei rapporti con i paesi partner e i nuovi vertici europei, da subito con iniziative concrete che devono farci uscire, tra l'altro, da gestioni emergenziali. Su questo le nostre strutture sono già al lavoro, ma anche con azioni lucide e coerenti con il nostro approccio, come ad esempio l'istituzione di corridoi umanitari europei. I contatti che ho prontamente avviato con la neopresidente della Commissione, Ursula von der Leyen, mi fanno ben sperare. Colleghi, sapete meglio di me che non è il modo. Andiamo avanti, Presidente. Hanno già consentito di individuare punti di convergenza decisamente promettenti. Le sfide globali attualmente in corso richiedono l'affermazione di un multilateralismo efficace, importante e irrinunciabile punto di riferimento per un paese come il nostro, che vuole evitare di uscire ridimensionato da un confronto condotto su scala globale. Avete sentito cosa ha detto il Premier? Ha parlato 1 ora e 25 minuti e ha fatto, se quello di prima era un libro dei sogni, questo è un film dei sogni, qualcosa che io non ho mai visto. Allora, intanto manovra giù le tasse e lotta all'evasione. Vabbè, la lotta all'evasione lo sappiamo tutti, è una cosa che può andare bene e è sempre andata bene, ma giù le tasse è un fatto che dipende anche dall'economia.
dice sì al bilancio comune e revisione del patto di stabilità per quanto riguarda l'Unione Europea. Quindi se non si può neanche sforare sono cavoli amari. Poi scuola e famiglia in primis, via la retta per i nidi, ma è una bella cosa. La retta per i nidi è una bella cosa, anche se secondo me un minimo bisogna pagarlo. Servizi completamente gratuiti, secondo me sono solo per la sanità, perché uno ha, ma le altre cose, i servizi si devono pagare. Poi parità con la donna, anche Cimbusta paga, giustissimo, ma capite che non è una cosa che si può fare in poco tempo, ti immagini che leggi che ci vogliono. E poi c'è anche un'altra cosa, autonomia e sud e giovani, quindi sia l'autonomia differenziata senza aggravare il divario fra nord e sud. Sul piano interno c'è anche, bisogna ampliare la possibilità di lavoro per i giovani, ma questo lo potevo scrivere anche io, che problema c'era? Se mi dite quali sono le cose belle che possiamo fare, io le scrivo, il problema è poi mantenerle. Poi, concessioni trivelle, si cambia. Sulle concessioni autostradali il premio assicura che non ci saranno sconti e poi stop per le nuove trivellazioni. Anche lì è una cosa che io vorrei capire, come fanno a far camminare le macchine, ma non le macchine soltanto che guidano, ma le macchine in generale che non sono in grado di andare avanti con l'eolico o con il sole. Per fare le grandi industrie ci vuole la potenza e la potenza si produce con l'elettricità fatta come si deve. Ora, sono, come vi dicevo, un libro dei sogni, perché se voi vi fate un calcolo di quanti aerei in questo momento volano in questo istante in Europa, già vi rendete conto quanta benzina, che poi non è benzina ma è un propellente idoneo, ci serve per poter essere così liberi europei, e non credo che con le trivelle si possa fare questo. Poi investimenti nel digitale e poi le cose, quelle proprio belle, riformare la giustizia e il CSM, e che ci vuole? Riformare la giustizia ci vogliono 5 minuti, come pure ci vogliono 5 minuti per dare il taglio parlamentare e fare anche la nuova legge elettorale. Ve li immaginate una stupidaggine del genere? Cioè quest'uomo, che a questo punto devo dire è davvero meglio di quell'altro amico mio, un affabulatore, uno che dice che vorrebbe fare il mago, quest'uomo ci dice che loro faranno immediatamente la riforma della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura, il taglio ai parlamentari e farà una nuova legge elettorale. Ma vi rendete conto quante cose deve fare questo governo? E infine sicurezza, pronto a riscrivere il decreto, e lo avete sentito quello che ha detto, e poi c'è la libertà di stampa. Io credo che questo libro dei sogni sarà difficile da portare avanti e ce ne accorgeremo subito, anche perché la prima cosa che accadrà è il problema delle infrastrutture e quindi dell'economia. Voglio vedere come si comporteranno. Io credo che per esempio Renzi, che è un po' e buona parte di questo governo, abbia delle idee diverse e quindi credo che la vita politica del signor, del professore Conte, visto che è stato un ribaltonista di grande capacità, non sia lunga, credo che abbia molti problemi. Allora, prima di andare alle cose che riguardano la Ragusa, facciamo due stacchi pubblicitari, non costa da niente, vediamo. Questa è Teleiblea. Estate Chiaramontana 2019. Teatro, jazz, reading, concerti, sagre, musei. E lo sport con la Coppa Monti Iblei. Fino al 15 settembre, ogni giorno a Chiaramonte Gulfi. Infinite ragioni per vivere insieme l'estate. Oh.
Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Va bene, chiudiamo quindi la pagina dedicata alla politica nazionale. Staremo anche a vedere, perché alcune cose, ripeto, mi sembrano molto fantasiose e ho grandi paure, cioè no, non ci credo assolutamente, anche perché poi dovremmo vedere alcune cose che fa, ci tornano a fare la metropolitana di superficie. Ecco, questa è una di quelle cose che bisogna affrontare. Voi sapete che nei giorni scorsi c'è stata anche questa iniziativa dei ragusani nel fondo, che io ho apprezzato, vi devo dire simpatica, perché c'è tanta gente che soffre e che sono diversi dai ragusani nel mondo, che invece sono quelli che si sono costruiti un futuro fuori. Una cosa che però è giusto, poi la satira fa anche bene alla politica, ed è la questione della scelta politica di prendere in giro un politico, in questo caso, va bene, Di Pasquale. Ma si può fare, ci mancherebbe altro, sarebbe... La cosa che però non riesco a capire è questa storia della 514. Allora, considerate che la 514 è già un film che non si può raccontare, un film che dopo 25 anni di storia siamo praticamente tornati a rivederlo, no? Avevamo già fatto un bel po' di strada, ma siamo tornati, come diceva uno, come nel giro dell'oca, torna al punto di partenza. Siamo ritornati al punto di partenza. Quindi questa è una cosa che chiaramente deve, diciamo, i colpevoli sono tutti i politici, ma quelli a livello nazionale e quelli nostri. La cosa che non mi è piaciuta è il fatto di dire no, perché oggi bisogna puntare togliendo le strade e mettendo il treno, cioè non bisogna sforzarsi per la 514, ma bisogna prendere tutti i soldi possibili e immaginabili e fare un collegamento con il treno. A me il treno piace, ci mancherebbe altro. Il treno è una bellissima cosa, ma non c'è dubbio che anche quello ha un costo. Dice un costo minore, ma voi lo sapete cosa vuol dire fare una progettazione di un treno e poi ripartire con le valutazioni, i via, i pia, i sia, e poi ci vogliono, se non sono 1,5 miliardi, ma 700-800 milioni, e voi mi dovete dire dove si trovano. Allora, tutto quello che volete voi, la cementificazione, l'abbandono del centro storico, che naturalmente deriva da scelte precedenti, quando per esempio si è deciso di dare tutto lo spazio possibile ai centri commerciali, quindi i centri commerciali hanno svuotato la via Roma e gli altri con i negozi che sono finiti ai centri commerciali, automaticamente si va anche a depauperare il centro storico. Sono state fatte delle scelte sbagliate, non c'è dubbio, ma pensare ora che tu non devi più fare l'autostrada, ma devi fare il treno, ho i miei dubbi, perché il treno è una cosa, ma se io devo andare, che ti posso dire, a fare un certo lavoro a Catania, o voglio continuare fino ad arrivare fino a Roma con la macchina, certo non posso prendere il treno. Tutto mi va bene, ma senza esagerare. E a proposito di senza esagerare, andiamo a parlare delle spiagge di Marina di Ragusa, perché
L'altro ieri c'erano arrivate delle segnalazioni che facevano riferimento ad alcuni canaloni che sono venuti fuori nei giorni delle grandi piogge. Però devo dire che questi ci sono sempre, questo canalone che vedo alle mie spalle c'è sempre, e anche questi tubi. Allora io dico, ma è possibile mai che una città che si vanta di essere chissà che non riesce a sistemare questo e permette che un canone del genere finisca nella spiaggia dove poi ci vanno i bambini? Dice, no, ma sono acque bianche, verdi, ma lo sapete come l'acqua, no? Quando arriva lì poi diventa una schifezza. Dice il sindaco ad una segnalazione di un consigliere dice, apprendiamo che i canali formati in alcune spiagge di Marina, fenomeno naturale, che si ripete ciclicamente, dimostrerebbero l'incapacità dell'amministrazione in ambito turistico. Ora, fermo restando che questo canalone è là chissà da quanti anni, io non mi permetto di dire che c'è l'incapacità di questa amministrazione, dico soltanto che nessuna amministrazione ha un senso della cosa turistica giusta, perché di questo ce ne accorgiamo solo quando piove, quando si allaga. Va bene. Ora andiamo ad un ospite in studio e parliamo della legge su Ibla. Parliamo dunque di questa storia della legge su Ibla, che è un po' una storia infinita, e soprattutto negli ultimi tempi ci siamo un po' dimenticati di questa legge, che in verità è stata la colonna portante dello sviluppo di questo nostro territorio. Allora, lo abbiamo anche riportato su Rete Iblea, il consigliere Mirabella del gruppo misto, ma che noi ricordiamo del movimento Insieme, che poi aveva ottenuto tantissimi voti, ma alla fine ha avuto un solo consigliere. La legge, purtroppo. La legge con varie liste. Allora, il consigliere Mirabella ha sollevato una questione qualche giorno fa in Consiglio Comunale relativo alla legge su Ibla. Consigliere, qual è la questione che avete sollevato, perché poi il sindaco ha anche risposto? Grazie. Vediamo. Intanto per avermi invitato, direttore, e complimenti per la sua trasmissione. Lei dà sempre spazio a noi consiglieri comunali e soprattutto a Superpartes. Questa è una cosa importante. Accetto il complimento. Questa è una cosa importante che volevo dirle da tanto tempo, e quindi per me è la prima volta che abbiamo il piacere e l'onore di essere qui, quindi mi faceva piacere che lei lo sapesse. Niente, durante un controllo degli atti amministrativi che facciamo di solito con il mio amico Maurizio Tumino e tutto il gruppo Insieme, e tra l'altro abbiamo ricevuto diverse segnalazioni appunto sulla legge su Ibla, di come erano finiti i fondi, perché molti imprenditori ancora aspettano appunto che gli venissero dati dei fondi per le attività economiche, e quindi ho fatto una segnalazione in Consiglio Comunale dicendogli che con la delibera 628 del 14-12 dicembre, quindi del 2016, la giunta di allora aveva approvato la rimodulazione della quota d'avanzo vincolata. Quindi la giunta Piccitto. La giunta Piccitto. La giunta Piccitto, tra l'altro, aveva dato seguito ad una nostra iniziativa consiliare del gruppo Insieme di allora, e lo ha citato pure nella delibera 628 del 14 dicembre 2016, ed è una cosa positivissima, che non si vede spesso che un amministratore inserisce in una delibera un'iniziativa del consigliere. Un'iniziativa di un consigliere o comunque di un gruppo. Un gruppo. Allora fu una cosa molto positiva e bella, e ringraziamo allora il sindaco. Ma voi però ci facevate la stampellina, dai. Noi avete fatto un po' da stampella allora. Diciamo io sono Superpartes. Sempre Superpartes. E non ho peli sulla linea. Noi abbiamo sempre fatto il bene della città. La città ha consegnato le mani al sindaco Cassì, che fino ad oggi non ha amministrato bene, lo diciamo. Questo ne parleremo dopo. Allora, quindi, diciamo questa. La giunta di allora ha approvato questa delibera 628 e andò in Consiglio Comunale il 16 febbraio del 2017. Il 16 febbraio del 2017 appunto il Consiglio Comunale di allora ha approvato all'unanimità tale rimodulazione.
la rimodulazione della legge sui esatto, dei fondi in base alle incentivazioni e le altre cose. Dell'avanzo vincolato, con l'esattezza, l'avanzo vincolato. Quindi cosa facciamo? Noi abbiamo inserito, appunto votato all'unanimità, 3.175.834,20 di soldi della legge su IBLA per le incentivazioni attività economiche. Quelle famose incentivazioni. Esatto. Tra l'altro divise in due capitoli, la zona A e la zona B, Ragusa Ibla e certo. San Giovanni, 2.274.000 per quanto riguarda Ragusa Ibla e 900.000 per quanto riguarda Ragusa San Giovanni. Si doveva dare corso esatto, a questa cosa. Si doveva dare corso. Cosa succede? Che da allora 4 determine, 16 febbraio 2017. Esatto, da allora 4 determine dirigenziale, precisamente la 2381 del 18/12 del 2017, impegna 158.330, la determina dirigenziale 2505 del 21/12/2017 ne impegna 67.000. La 302 determina dirigenziale del 22 del 2018 ne impegna 250.525 e la giunta Cassì il 28/12 del 2018 ne impegna 255. Poco più di 600-700.000. Poco più, esattamente, ne sono stati impegnati 725.335. Aspetta, scusi consigliere, sono stati impegnati 700.000 euro perché non c'erano gli altri per poterlo, oppure a spizzichi e boccone? Appunto per questo noi abbiamo chiesto, evidentemente basta fare una somma a residuo, la disponibilità è 3.175.000, la disponibilità è 2.450.000. Dovrebbero essere lì pronti a utilizzare. Chiediamo al sindaco perché siccome ci sono circa 30 pratiche di cittadini ragusani certo. Che sono ferme e insistono nei comuni, nei cassetti del comune di Ragusa, chiedo al sindaco il perché ad oggi non ha fatto le determine dirigenziali così come quelle che abbiamo citato fino a qualche secondo fa. Lui, giustamente il sindaco, la mia comunicazione mi dice che i fondi, dice non a Giorgio Mirabella, perché la comunicazione che è, o l'interpellanza che fa un consigliere comunale non è del consigliere comunale, ma è certo. Dei cittadini ragusani. Quindi il sindaco risponde alla città che i fondi su IBLA sono stati bloccati perché manca la rendicontazione del passato e quindi la regione ha bloccato i fondi. Una cosa gravissima, molto grave. Al che io, perché noi consiglieri comunali, come lei sa benissimo, direttore, noi l'unica cosa che possiamo fare per informare la città e i cittadini è la stampa. Abbiamo fatto un comunicato stampa subito, perché abbiamo, e tra l'altro non potevamo rispondere al sindaco perché già le comunicazioni erano finite, abbiamo fatto un comunicato stampa dove abbiamo chiesto, abbiamo detto al sindaco, ma perché non ha informato la città subito? Qual è il motivo? Perché abbiamo tenuto un profilo basso su una cosa così importante? Però aspetti consigliere, cioè qui la cosa grave, cioè non c'è bisogno di tenere un profilo basso, qui la cosa grave è che non sono state fatte queste rendicontazioni e di conseguenza sono stati bloccati. Non è colpa della regione se si bloccano i fondi, se mancano le rendicontazioni. Queste rendicontazioni bisognava farle la giunta Picitto, doveva rendicontare. È giusto? Direttore, qui il problema non è trovare il colpevole, è trovare la soluzione. A volte servono, sai? È trovare la soluzione. Oggi noi purtroppo abbiamo il comune di Ragusa che è paralizzato per quanto riguarda la legge 61-81 perché i fondi della legge su IBLA sono stati bloccati. Il sindaco lo doveva comunicare subito alla città. Però mi faccia capire perché ho difficoltà. Sono stati bloccati nel senso che quelli che abbiamo non li possiamo utilizzare? Sono stati bloccati, così ha detto il sindaco. In un cassetto 11 o 12 milioni di euro. Adesso dobbiamo fare delle indagini approfondite, ma tutti insieme, approfondite tutti insieme, perché dobbiamo capire il perché mancano questi soldi, perché sono mancati questi soldi e perché le 30 pratiche sono comunque bloccate. Che mi ricordi io, e lei senza dubbio saprà
anche perché poi lei è lì, consigliere comunale, che mi ricordi io, se è fatto la polemica, c'è stata anche una commissione d'inchiesta che è andata a vedere che fine avevano fatto questi fondi. E in pratica si sarebbe scoperto, mi dica se ho ragione, che non se li ha rubati nessuno, perché nessuno si è messo i soldi in tasca, ma che però sarebbero stati utilizzati in maniera impropria. Questo sì. E di conseguenza è come quello che ci dice, va bene, mi stai pigliando ora ci mettiamo. Li hanno presi, ma poi non c'è stato nessuno che ce l'ha messo. E questo è il problema della rendicontazione. Questo è il problema. Allora, però questa cosa non è una bella cosa. Assolutamente no, è una cosa grave. Infatti la nostra comunicazione è stata proprio, noi volevamo dire al sindaco, e vogliamo dire al sindaco, che doveva chiamare subito la deputazione Iblea, tutta, senza colori, andare a Palermo, battere i pugni sul tavolo e dire al governatore del governatore Musumeci che i soldi devono ritornare a Ragusa, perché i soldi sono di Ragusa, della cittadinanza ragusana. Insisto, però non riesco a capire. Ma quali soldi? Quelli non è che se li sono presi loro. Oggi sono stati bloccati tutti i fondi su Ibla. Ripeto, c'è anche la nuova legge, se ci fosse? Ha detto il sindaco di sì. Quindi su questo noi faremo una indagine approfondita e magari ne parleremo magari tra qualche giorno, perché dobbiamo capire cos'è che è stato bloccato. Cosa dice il sindaco? È vero, non abbiamo promosso un'azione eclatante, eccetera eccetera. In questi mesi gli uffici hanno svolto un importante esercizio di ricerca per fornire alla regione, con cui abbiamo costanti rapporti, la rendicontazione agli anni precedenti per ottenere il riaccredito dei finanziamenti. Quindi un lavoro gravoso concluso recentemente, quindi rispediamo al mittente le accuse. Questo è quello che dispiace, perché il nostro era uno stimolo al sindaco per, come dicevo poco fa, appunto per tutti insieme, anche noi, tutto il Consiglio Comunale dovrebbe fare una battaglia su questo. Il sindaco ha subito risposto a mezzo stampa, dicendoci che tra l'altro siamo pure distratti. Dispiace, forse il sindaco non sa neanche del comunicato, perché la città di Ragusa deve sapere che il sindaco ha un comunicatore che costa 24.000 euro l'anno. No, ma questo è l'ufficio stampa. Città. Ma è l'ufficio stampa. Dico che secondo me questo il sindaco neanche lo sa. Io spero che lui non sappia neanche del comunicato che comunque è stato quindi fatto. Il comunicatore avrebbe fatto, secondo me sì. Avrebbe fatto comunella, avrebbe detto all'addetto stampa del Faustina Morgante di scrivere questo comunicato. Secondo me è una cosa un po'. Sì, comunque. E poi dice un'altra cosa importante, che è la stessa modalità che hanno seguito per i gravosi rilievi della Corte dei Conti sui bilanci precedenti, perché non ci dobbiamo dimenticare che qui siamo fermi anche sulla questione delle royalties, perché noi abbiamo per almeno un paio d'anni rilievi per 20, 25, 100 meloni di euro, 30 milioni di euro, che non sappiamo dove sono finiti. Però nelle passate amministrazioni molti soldi sparivano. Voi che eravate nella passata, e non voglio dire che facevate da stampella, va bene, in un paio di occasioni mi è sembrato sì, la notte dei lunghi coltelli. Facevamo il bene, se la ricorda, noi abbiamo sempre fatto se la bene ricorda della la notte dei lunghi coltelli. Certo che me la ricordo, c'ero pure io. Non c'era anche lei. Va bene, quindi dovremmo fare in modo che si venissero a fare alcuni controlli, perché non credo sia giusto che un'amministrazione impunemente utilizzi dei soldi, quella passata, non stiamo dicendo ora quella di Cassì, utilizza dei soldi bene per il bene della città, ma non ci dica come, è una cosa che ci preoccupa un po'. Quindi voi cosa farete? Infatti noi adesso chiederemo lumi al sindaco. Ma anche a qualche bel funzione dirigente. Chiederemo, faremo un'interrogazione ben precisa, ben dettagliata, in modo che tutto sarà scritto e poterlo comunicare ai cittadini che aspettano, ai tanti cittadini che aspettano. No, perché spesso dalle nostre parti i funzionari sono in grado di fare
delle architetture amministrative che le cose che abbiamo visto a Tokyo, a Bao, non sono niente, questi grattacieli costruiti così non sono niente, riescono a fare. Va bene, comunque vada, questo potrebbe sbloccare l'economia seria di Ragusa. Vabbè, 3 milioni non sono tanti, però ma i 20 milioni delle royalties, se le avessimo utilizzati come sviluppo, 68 milioni di euro su 5 anni sono stati tanti, lo abbiamo detto anche in passato, che erano stati spesi in maniera impropria, e anche comunque se qualcuno più alto di noi se ne è accorto. Va bene, andiamo a chiudere però, ecco, facendo fare al consigliere Mirabella un giudizio, facendo dare un giudizio su quello che sta accadendo. Si è passato un anno e 3 mesi, quanto sono lì? 14 mesi come il governo dei grillini. Un'amministrazione deve essere efficace. L'efficacia consiste nel portare a casa un risultato. Qui purtroppo stiamo portando a casa soltanto perdite, tagli. Sarà colpa dei grillini, sarà colpa dei commissari. La verità è che sta di fatto che sotto il sindaco Cassì Ragusa sta indietreggiando, sta andando indietro e non fa passi avanti. Questo è importante, perché si vuole uno stile impeccabile, ma a cosa serve se poi i risultati sono questi? Magari cambiamo stile, cambiate stile in modo che sia più efficace. Ecco, questa è una cosa, diciamo, che è stata notata un po', cioè è un'amministrazione che il sindaco si batte per dire che funziona, però in verità non vediamo risultati. Forse il sindaco non è abituato. Io ho avuto un periodo di malattia e purtroppo non sono potuto andare in consiglio comunale per un bel po' di tempo per un problema serio di salute. E forse il sindaco non è abituato ad avere dei consiglieri comunali che fanno una seria opposizione. Noi vogliamo fare una opposizione che sia veramente costruttiva. Quello che noi abbiamo denunciato nell'ultimo consiglio comunale è una comunicazione grave e che deve avere una risposta. La risposta la troveremo, faremo subito una interrogazione con una risposta scritta, in modo che tutto rimane scritto, come si suol dire, scritta, certo, carta canta, carta canta, esatto. Carta canta. Va bene, grazie allora al consigliere Mirabella del gruppo misto, ma diciamo del gruppo Insieme. E dicendo anche che avremo occasione in questi mesi di andare un po' a esaminare, io ho iniziato venerdì, ho avuto in studio Ciccio Barone, una intervista molto seguita anche sui social, su questa storia di come vengono gestiti anche questi fondi dell'estate, che sono decine e decine e decine di migliaia di euro, esageriamo, no? Se no poi decine di migliaia di euro che vorremmo poter vedere sotto un'organizzazione, perché l'accenno che faceva anche il consigliere, ora c'è questa storia del piano regolatore, lo spazio per altri alberghi, ma attenzione, secondo me, e l'ho già detto, non serve fare altri alberghi. Anche lì c'è stata una cattiva comunicazione della città, il territorio, senza però avere una strategia turistica come si deve. Ampia. Perché è inutile mi fare un albergo a Cimellà, uno a, che ti posso dire, a Cerasella, no? Senza poi avere la possibilità di organizzare veramente dei servizi turistici. Per i numeri. Comunque il direttore non può essere discussa in consiglio comunale, perché è stato detto dall'architetto De Martino che non può essere discussa in consiglio comunale fin quando non perché ci sono una denuncia in atto, e quindi fin quando non si dice un avvio di procedura, esatto, per i confronti e va bene. Quindi fino alla definizione di questa cosa non se ne potrà discutere. Sarebbe bene un po' rivedere. Secondo me sì, bene rivederla a 365 gradi, così come diceva lei. Perfetto. Grazie consigliere Mirabella. Grazie a voi ancora per l'invito. Questa è Teleiblea.
Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Insomma, avete sentito come la pensa il consigliere Mirabella, e dobbiamo anche dire che la storia della legge su Ibla non può passare così in silenzio. Dobbiamo obbligatoriamente trovare delle soluzioni, perché come ho detto in apertura di intervista, è la colonna portante dello sviluppo di questa città. Io ieri sono stato a Ibla, vi devo dire che Ibla era pienissima. Era domenica sera, c'era tanta gente, ristoranti, turisti e compagnia bella. Dobbiamo dire che ci sono le solite difficoltà, perché per esempio la navetta, noi dobbiamo accettare quello che vuole fare l'assessore, il vice sindaco, vuole continuare sulla navetta. Io credo che la navetta serva per quando c'è poca gente. Quello che bisogna pensare è quando c'è molta gente, che poi va a finire, parte un po' di pioggia, come è successo l'altra volta, 50, 60, 70 persone devono stare un'ora e finisce a casino. Quindi analizziamola meglio questa storia. Però dicevo, a Ibla c'era tanta gente e quello che facevano notare in molti è che non c'era stata durante l'estate praticamente una manifestazione all'altezza della situazione, poca roba all'interno dei giardini con poche persone, non tante da poter far muovere un bilancio economico degli esercizi commerciali. Eppure ci sono degli spazi idonei, atti, come per esempio la piazza Giambattista Odierna, ricordo che le luci sono spente di nuovo, ma piazza Giambattista Odierna sarebbe una location straordinaria per fare delle manifestazioni, tipo per esempio degli spettacoli teatrali, piccoli o grandi che siano, perché è giusto, come diceva Ciccio Barone, che a Donna Fugata c'è stato il tutto esaurito a pagamento, quindi, ma dobbiamo anche calcolare che magari a Ibla sarebbe stato possibile in piazza Giambattista Odierna fare degli spettacoli teatrali, che se poi uno si impegna, a proposito di spettacoli teatrali, si è svolto venerdì e sabato la manifestazione Zuppa a Chiaramonte Gulfi, e nell'ambito della manifestazione c'è stato la presentazione dello straordinario pezzo teatro dialettale famoso Uruppo Racravatta. Queste sono le immagini finali che servono a far vedere tutti i protagonisti di questa commedia, con un Sebastiano D'Angelo in veste di anziano spasimante. Vi devo dire che la commedia è stata godibilissima, e che c'erano tantissime persone a vederla, perché queste cose, dice, ma era gratis, lo sappiamo che gratis ha un suo fascino, ma gli attori bravissimi, perché la compagnia degli amici di Chiaramonte, che quest'anno compiono 50 anni, l'anno prossimo compiono 50 anni, vi assicuro che è una compagnia ad altissimo livello, vedete il dottore Mario Bencivenga, che è Bentivegna o Bencivenga, mi viene sempre difficile, ma è bravissimo, e come vedete sono stati applausi a non finire, e qua Sebastiano, che ha
ricordato anche coloro che non sono più tra di noi e che hanno dato vita a questa, a questo gruppo teatrale. Va bene, ci saranno degli spettacoli che proprio sono stati annunciati da Sebastiano in concomitanza con Teliblea dei 70, dei 50 anni del gruppo, i 45 anni di Teliblea, e quindi ne parleremo nei prossimi giorni. Ora però vi lascio con la pagina sportiva, con questa bella realtà che è il Marina di Ragusa, che gioca in Serie D, con Gianni Papo un ospite. Io vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa sera riabbiamo con noi, e lo vedete qui in maglietta color, non lo so, molto, molto tenue, molto giovanile, difatti è un giovane, il direttore generale del ASD Marina di Ragusa, Nunzio Calogero. Sono reduci dalla partita di cui vedete le immagini, giocata a, ormai si chiama Corigliano Rossano, hanno dormito a Corigliano, sì. Hanno giocato a Rossano, persa tutto sommato, si poteva evitare 2-1, ma non è questo che ci interessa. Ci sta che una squadra neopromossa vada a perdere, sono neopromossi anche loro, ma hanno un tale potenziale economico che non si... Allora, al di là di questo, la prima trasferta è importante perché l'impatto col fuori di questa nuova categoria, com'è stato? Sì, intanto buonasera e grazie Gianni per la disponibilità. È stato intanto emozionante perché affrontare una trasferta, la prima trasferta fuori, al di là dello stretto di una compagine, di una società, parecchio al di là dello stretto, di una compagine, di una realtà come la nostra, è emozionante. Io l'ho vissuta in prima persona perché sono partito con la squadra assieme al direttore sportivo Sorbo e al collaboratore. Ma lui, sì, no, calabrese, so lui è calabrese, è di, è di esperienza, no, da, è, Regino, quella è di esperienze di queste, ne ha vissute tante. Per me, dopo anni, ne ho vissute qualcuno anni fa, dopo anni è in prima persona, perché da uno dei protagonisti, devo dire, è ancora più emozionante e più bello. E quindi, questo è il tecnico, e la squadra, sì, come la... No, la squadra ci sono, è composta la maggior parte da gente che ha fatto la categoria, quindi sicuramente non è stata per loro la stessa cosa, però abbiamo una squadra giovane, abbiamo tanti giovani, e i ragazzini l'hanno presa in maniera entusiasmante, infatti... guarda, si respirava un'aria molto frizzantina, molto positiva, sia sul pullman che poi sul traghetto, che, certo. Quindi veramente una bellissima esperienza. Benissimo. Allora, al di là della partita, che avete avuto qualche minuto di blackout, poi vi siete ripetuti, avete pagato, però la sensazione è che la squadra comunque giochi praticamente alla pari, no? Ora per esempio domenica avete non una squadra ma una super squadra come il Savoia, che se non ci fosse stato il Palermo, il quale tra l'altro stenta perché ieri ha vinto 3-2, sì. Anche il Palermo si deve mettere in carreggiata, ma penso che alla fine il campionato se lo vincerà senza problemi. Non possono stare queste squadre. Sai, quando ci stanno 9.200 abbonati. No, non ha senso, Palermo è una piazza che ha giocato la Serie A. Squadra in condizione normale di sesto-settimo posto. Possibilmente loro questa settimana andranno sicuramente andranno a completare ancora di più la rosa, perché poi lavoreranno sugli svincolati della Lega Pro, dei professionisti, quindi, sì, soprattutto, sì, dei professionismi con la forza economica onestamente Palermo non può stare, sì, però devo dire che anche il Savoia non scherza, hanno passato Biro, Basimile, è bello avere il Savoia squadra che fu quando il Ragusa ritrovò la Serie D dopo tanti anni. Allora, giocò con di squadre questo campionato sarà difficile quanto entusiasmante, proprio per questo, perché se andiamo a vedere le compagini che del girone I, sono tutte compagini che hanno un passato calcistico importante, Licata, Cireale, Marsala, Palermo, Savoia, Messina, FC Messina. Insomma, parliamo di squadre, a parte il Nola, il Troina, che siamo delle società giovani, abbastanza giovani, relativamente giovani, le altre sono delle compagini abbastanza importanti, quindi con una storia calcistica importante. Siete corazzati. Allora, domanda normale, senza fare nome. Sì. Siamo prossimi alla conclusione del mercato. Sì.
Il Marina si sta, uno avete preso un ragazzo qualche giorno fa che sì, è esordito, mi pare che è andato sì, bene. Sì, sì, 2001, Puzzo in prestito dalla Sicula Leonzio, che lui, ringraziamo, ringraziamo per la collaborazione. Noi abbiamo, teniamo con tutti, con tutte le società dilettantistiche e non ottimi rapporti, quindi li ringraziamo e ringrazio in prima persona il responsabile Massimiliano Borbone, che si è impegnato tanto per questa trattativa. Il ragazzino ha fatto una buona partita, una buona prestazione, ma come lo dicevo ieri, ne parlavamo ieri, come tutta la squadra, anche l'altro ragazzino che ha giocato, Dybala, 2001 all'esordio con noi, forse ha giocato Dybala qualche minuto, Dybala è il ragazzo è pugliese, ragazzo è di Barletta, e quindi siamo contenti, sì, abbastanza soddisfatti, allora, non possiamo essere contenti a 360 gradi, perché naturalmente quando si perde non si può mai essere contenti, però in queste quattro partite a Marina di Ragusa, affrontando quattro formazioni ostiche, Corigliano, le due di Messina e il Nola, ha dimostrato di essere una squadra di categoria e questo ci riempie. Perfetto. Senza dubbio. Allora avete intenzione, aggiungerete qualche altro tassello? Cesare Sorbo è al lavoro? Allora sì, il direttore Sorbo con i suoi collaboratori, Staffa e Proto, che abbiamo presentato in queste questo settimane. È un ingresso importante. Sì, sì, sono, ma entrambi, perché Proto è un ragazzo che ha tantissima voglia e tantissima anche esperienza, perché ha vinto un campionato con il l'Atletico Catania, si ricorda, da allenatore, però ha sicuramente farà bene. Poi e ha già esperienze di padre, perché è una Bibbia del calcio. E poi anche l'altro collaboratore, Paolo Staffo, un ragazzo educatissimo, un ragazzo a disposizione, professionalmente impeccabile, che perfetto, si è messo a disposizione della società a 360 allora gradi. C'è qualche... Quindi qualcosina il direttore Sorbo la stanno definendo, ma forse qualche altro under, qualche altra cosa, qualche altra cosetta a centrocampo, in avanti. Si riveleranno determinanti. Ma gli under sono determinanti in questa categoria. In questa categoria gli under sono determinanti. E noi abbiamo degli under in rosa al momento, della quale ne andiamo veramente, siamo veramente contenti, perché tutti e quattro, quattro vanno in campo, ma ne abbiamo 10, sì, ne abbiamo 10 tra 2001, 2000, 99 e 2002. Perché stiamo 2002. Anche, sì, 2002, anche perché noi stiamo sviluppando un progetto importante. Sì, stiamo sviluppando un progetto importante sul settore giovanile, un universo importante. Abbiamo aperto una collaborazione con tutte le scuole calcio di Ragusa e non della provincia, per proprio per dar voce e dar visibilità a quelli che sono i nostri talenti. Sì, abbiamo un ragazzino in rosa, Cervellera, 2002, figlio di Saro Cervellera, che è già la metà del padre, è un ragazzo che è già con noi, si allena in prima squadra, qualcun altro verrà inserito, è partito in preparazione la scorsa settimana con la nostra juniores, quindi veramente stiamo sviluppando un importante progetto anche a livello giovanile. Andiamo in questa seconda e ultima parte della chiacchierata, tocchiamo un argomento che secondo me è molto dolente, però è giusto ricordarlo ed è giusto invitarli a fare in modo che accada, cioè il pubblico. I vostri tifosi da Marina credo che facciano il possibile. Voi avete avuto la sfortuna di cominciare in giorno 1, ancora era estate piena, tutto alle 15. Ora giorno 15 ci sarà una squadra di rango davvero come il Savoia, e le 15 sono già un po' più tardi, perché è un po' meno estate o un po' più vicino l'autunno, vi lascio la scelta, comunque la gente deve venire al campo. Già ci sono state difficoltà per noi dirigenti, perché eravamo proprio il primo settembre, in tanti lavorano di noi dirigenti, quindi essendo di Marina ancora è appena estate, ma noi ci siamo sempre posti come la squadra non esclusivamente di Marina, ma assolutamente noi siamo sempre, io continuo a dire che Ragusa sono tutti quelli, no, ma che ci siamo posti come una squadra, una realtà, una bella realtà, una giovane realtà appartenente al territorio ebleo, quindi noi
ci siamo sempre posti così, abbiamo l'obiettivo di portare tutti gli appassionati al campo. Penso che la serietà e l'umiltà per come affrontiamo i campionati, per come li abbiamo sempre affrontati negli ultimi anni, ma in maniera di Ragusa esiste dal 2003, non ricordo, io nonostante sia arrivato 3-4 anni fa, non ricordo un campionato che non sia stato affrontato con queste caratteristiche, quindi stiamo mettendo tutti i sacrifici, stiamo facendo tutti i sacrifici possibili per questo. Qualche risposta ce l'abbiamo avuta, perché non sarebbe corretto dire di no, però ci aspettiamo naturalmente ancora qualche sostenitore in più che ci aiuti a 360 gradi, come ha fatto, perché scusami se ti rubo un minuto, l'amministrazione comunale. Io devo ringraziare come società l'amministrazione comunale di Ragusa, nella persona del sindaco Peppe Cassima, dell'ufficio tecnico nel direttore dei lavori Franco Civello, nell'ufficio sport Salvatore Giuffrida, Gianni Nicita, Enzo Chipindi, perché guardi, abbiamo fatto due mesi e mezzo di lavoro immenso e intenso per regalare alle due realtà di Ragusa, il Ragusa un impianto da gioco che sia tale da Serie D e forse il miglior impianto della categoria senza dubbio. Un po' più su della Serie D. E farlo a breve scadenza, perché ricordiamo che il campionato l'abbiamo vinto il 7 aprile, metà aprile è venuto il commissario della FIGC, e consegnarlo per il primo settembre in queste condizioni significa aver fatto un lavoro veramente immenso. Quindi ringraziamo come società, ringraziamo l'amministrazione e siamo veramente orgogliosi di aver potuto collaborare e di averli coinvolti. L'altro giorno sentivo, mi pare che stanno lavorando anche per quello di Marina, per farne la base per la vostra, per i vostri giovani, roba simile. Sì, sintetico, soprattutto sì. Hanno consegnato il campo in terra battuta con dei lavori di ampliamento l'estate scorsa. Ma capisci bene che ma già ci sono i fondi stanziati, quindi si sta lavorando, perché un settore giovanile e bambini, farli lavorare e farli giocare su una terra battuta, è giusto che i bambini debbano, i nostri giovani, se vogliamo investire, veramente credere ci possa essere un futuro calcistico per i nostri giovani. È giusto che si devono investire prima, si devono investire delle importanti somme negli impianti e nelle strutture, altrimenti parliamo di nulla. Perfetto, non ci andiamo a chiudere. Ultima cosa, è ancora chiaramente presto, ma visto che, se è vero, sarà frase fatta che il buongiorno si vede al mattino, il Marina può fare la sua parte in questo campionato difficilissimo. Voi al momento, diciamo da qua alla fine dell'anno, non dell'anno, proprio del 2000, del 2019. Che cosa vi siete posti? C'è un obiettivo di massima e uno di minima? Allora, noi siamo partiti come siamo partiti lo scorso anno, con la stessa mentalità, ovvero noi siamo una squadra che esordisce nella categoria per la prima volta nella storia, e l'unico nostro intento è divertirci. Poi, come lo abbiamo fatto in eccellenza, lo faremo in Serie D. Significa che non ci poniamo dei limiti, significa che noi siamo una squadra giovane, frizzante, quando lavori con i giovani, quando i tuoi over sono dei 97, dei 98, dei 96, parliamo di gente che è uscita dal parco under da pochi anni, da 1-2 anni, quindi lavorando con questo tipo di ragazzi hai dei margini di crescita importanti, notevoli. Quindi noi non ci poniamo dei limiti, senza dubbio la nostra priorità, nel senso di salvezza tranquilla. Senza dubbio la nostra priorità è quella di salvarci il prima possibile. Questa squadra ha dimostrato in queste 4 partite, lo dimostrerà, perché su questo di una cosa ne sono convinto, di questa che sto dicendo. Sono tutti ragazzi messi a disposizione di uno staff tecnico
L'anno scorso ho detto che in eccellenza lo staff tecnico del Marina è il migliore della categoria, l'ho ripetuto per più volte. Quest'anno mi permetto di dire che è uno dei migliori della categoria, permettono di dirlo, quindi messi a disposizione del nostro staff sono dei ragazzi che hanno una volontà e una voglia incredibile e lotteremo fino all'ultimo minuto per raggiungere il nostro minimo obiettivo. Poi tutto quello che verrà... Perfetto. E speriamo, noi ci auguriamo che venga presto e a questo proposito vi ricordo che domenica alle 15, c'è il Savoia. Vi ricordo che il Savoia ha tanti anni di serie B, B come Bologna, sulle spalle, che la C per lei è la cosa più normale, che è una squadra con tradizioni formidabili. Vi ricordo che c'è stato un derby Napoli-Savoia, questo per dirvi qualcosina, e quindi la partita meriterà sicuramente. Ringrazio Nunzio Calogero, non si fa gli auguri alla squadra, ma Marina, come tutte le cose ragusane meritano, devono, non è che devono essere seguite, tutto, ripeto, le due squadre maschili, la squadra di calcio femminile, tutto la squadra... Io conto di avere al più presto anche la Virtus, la Passalacqua, perché tutti, e ripeto, e Ragusa anche atleti come Damiano Caruso, e tutto quello che poi abbiamo, Modica con la 3, abbiamo un momento del nostro sport in generale, ibleo e ragusano in particolare, importante, al tifoso chiede di essere seguito, dobbiamo farlo. E questo è il motivo per cui con piacere abbiamo occasione di avere persone come Nunzio che rappresenta, ricordo, il Marina. Grazie e auguri.